Su un treno che si muove lungo un binario rettilineo alla velocità di 48 km orari, un bambino in fondo a un vagone dà un calcio a un pallone verso la testa del vagone alla velocità di 2 metri al secondo. Il vagone è lungo 16 metri. Disegniamo quanto ci dice il nostro problema. Quindi abbiamo un vagone. All'interno di questo vagone c'è un bimbo che dà un calcio al pallone. Questo vagone sta viaggiando a una velocità di 48 chilometri orari. Il bambino dà un calcio al pallone a una velocità di 2 metri al secondo. Il problema ci chiede, rispetto a un osservatore a terra, quanto vale la distanza percorsa dalla palla quando arriva alla testa del vagone? Quindi ho un osservatore a terra e vogliamo sapere, secondo l'osservatore di terra, quanto vale la distanza percorsa quando il pallone arriva qua in fondo, tenendo conto che il vagone è lungo 16 metri. Bene. La prima cosa che ci interessa è sapere quanto tempo ci mette il pallone calciato dal bambino ad arrivare in fondo al vagone, cioè quanto tempo ci mette il pallone a percorrere una distanza di 16 metri se ha avuto un calcio che lo mette in movimento per 2 metri al secondo. Allora, per calcolare il tempo, il tempo della palla è uguale alla lunghezza del vagone diviso la velocità della palla, uguale a 16 metri diviso 2 metri al secondo, uguale 8 secondi. A questo punto sappiamo che nel tempo di 8 secondi la palla arriva in fondo al vagone. Ora, per l'osservatore a terra, la palla avrà percorso in 8 secondi la lunghezza del vagone, ma siccome il treno è in movimento, in 8 secondi il treno si sarà spostato secondo la velocità del treno. Allora, se per il bambino la velocità della palla è di 2 metri al secondo, per l'osservatore a terra la velocità della palla non sarà di soli 2 metri al secondo, ma sarà la velocità della palla più la velocità del treno. Quanto vale la velocità del treno? La velocità del treno espressa in chilometri orari è 48 km orari. Vogliamo trasformarli in metri al secondo, quindi 48 per 1000 metri diviso 3600 secondi uguale 13,3 metri al secondo. Quindi, andando a sostituire i valori, la velocità della palla rispetto all'osservatore a terra sarà data dai 2 metri al secondo della palla più i 13,3 metri al secondo del treno, uguale a 15,3
metri al secondo. A questo punto, per sapere quanta distanza ha percorso la palla da quando è stata calciata dal bambino per l'osservatore a terra, dovremo applicare alla velocità il tempo di 8 secondi che abbiamo calcolato come tempo che impiega la palla per arrivare dal bambino fino alla fine del treno. Quindi la lunghezza rispetto all'osservatore a terra di quanto ha percorso la palla è uguale alla velocità della palla rispetto all'osservatore a terra per il tempo della palla, uguale a 15,3 per 8 uguale 122,67 metri, che possiamo scrivere come 1,2 per 10 alla seconda metri.